Dottor Caselli, qui a Rotondella per parlare di legalità e di nucleare, un problema che nel Metapontino è molto sentito. Sì, naturalmente le mie competenze riguardano più la legalità in generale che non il nucleare specificamente. Su questo tema ci sono degli esperti che ne sanno molto più di me. Si tratta però nucleare, rifiuti tossici, di diritti dei cittadini. L'osservanza delle leggi garantita da una magistratura indipendente è il presidio costituzionale per la tutela, la garanzia, la soddisfazione, la realizzazione di questi diritti. Allora, parlare dei problemi tecnici nucleari e rifiuti tossici, ma nel quadro di una magistratura autonoma e indipendente che possa effettivamente garantirli, magari facendo di più, molto di più di quanto fino ad oggi ha fatto, riesce a fare, è tenere insieme due cose che sono la faccia della stessa medaglia. Quanto è importante oggi in Italia la cultura della legalità? Importante non solo oggi, ma importante sempre, non soltanto in Italia ma ovunque altrove. Legalità significa osservanza delle regole. Dovrebbe essere evidente a tutti che senza regole non c'è partita, o la partita è truccata. E se la partita è truccata vincono sempre i soliti, cioè quelli che non hanno bisogno di regole perché si trovano già in posizioni di supremazia, se non di arrogante sopraffazione, se non di prevaricazione, soggetti che godono di rapporti di forza a prescindere, che la mancanza di regole può soltanto rafforzare con penalizzazione, con svantaggio di tutti gli altri, dei cittadini virgolette comuni, dei cittadini qualunque come siamo noi. Ecco, allora le regole sono la tutela, la garanzia dei diritti di tutti, dei cittadini qualunque, contro le prevaricazioni, contro le prepotenze, contro l'emergere dei rapporti di forza che privilegiano soltanto delle minoranze che non hanno bisogno di niente perché sono già privilegiate, appunto privilegiate rispetto agli altri. Le regole sono indispensabili per una serena vita civile, ma anche perché la qualità della vita della maggioranza dei cittadini sia meritevole di essere vissuta, valga la pena di vivere una vita perché le condizioni di essa attraverso la garanzia dei diritti sono decorose, cose elementari, cose ovvie che dovrebbero essere patrimonio di tutti quanti noi. E invece oggi, come dire, le regole godono di un momento non tanto favorevole, ecco, perché c'è una tendenza a dire che le regole sono per i fessi, io sono più furbo degli altri, delle regole non so cosa farmene. Ma così prima o poi si va a sbattere. In ogni caso, così la gente per bene, la gente qualunque, la gente comune, quelli che pagano le tasse, per esempio, finisce che sono sempre sistematicamente fregati, e se riflettessero un po' su questa situazione forse, o se fossero meglio informati su questa situazione forse, non accetterebbero passivamente che le cose continuino ad andare in questo modo.